Possiamo rimanere in attesa al massimo per 5 minuti. Qual è il vostro aeroporto alternativo? È Boston. Ma ha troppi aerei in coda. Avianca 052, può ripetere? È Boston, ma non possiamo arrivarci. Non abbiamo carburante. Avianca 052. Atterrate all'aeroporto Kennedy. Rotta 040, velocità 180 nodi. Quando finalmente il controllore diede loro una rotta e li fece scendere di quota, in cabina i piloti dissero che finalmente li avrebbero fatti atterrare. Posso mandarti altri 4 aerei? No, sono già pieno. Ho già 4 aerei in attesa e non posso darti una stima dei tempi. È un massacro. Avianca 052 può attendere solo 5 minuti. Lo prendi o lo mando all'aeroporto alternativo? Qual è la sua velocità? Non sono sicuro, ora controllo. Fallo andare a 180 nodi. Come? Fallo andare a 180 nodi e lo prendo. Ne avete tanti lì? Sì, siamo pieni. È un buon allenamento. Passando le consegne, un controllore non ha detto all'altro che l'aereo ha pochissimo carburante. Il controllore non ne fu informato, quindi disse ai piloti dell'Avianca di procedere verso l'aeroporto Kennedy e di rimanere in attesa. A quel punto i piloti non ebbero altra alternativa che procedere verso l'aeroporto Kennedy. Scendete a quota 2000 metri. Scendiamo a 2000 metri. Avianca 052. Avianca 052, avete venti di taglio? A 400 metri. Rotta 090. Rotta 090. Avianca 052. I piloti furono informati degli sbalzi di vento ad alta quota, ma non di quelli a 150 metri. Dopo essere rimasti in attesa per un'ora e 17 minuti, i piloti pensano che i controllori siano a conoscenza dei loro problemi di carburante e che stiano dando loro massima priorità. Gli assistenti di volo e i passeggeri non sanno che l'aereo sta per esaurire il carburante. La procedura in caso di riattaccata prevede... I piloti discutono la procedura in caso di riattaccata, cioè quello che devono fare in caso manchino l'atterraggio e debbano fare un secondo tentativo. È una procedura standard. Evitare accelerazioni rapide e tenere basso il muso. Tenere cosa? Tenere basso il muso. Se il comandante alza troppo bruscamente il muso per riprendere quota dopo un mancato atterraggio, il carburante andrà tutto in fondo ai serbatoi e non arriverà più ai motori. Se non arriva abbastanza carburante dai serbatoi e uno dei motori si spegne, bisogna abbassare subito il muso. Procediamo verso l'aeroporto. Siamo a 40 chilometri. Bene. Stasera mangeremo hamburger. Avianca, scendete a 900 metri. Scendiamo a 900 metri. 900 metri. Ci stanno guidando giù. Quando ci fanno scendere? Abbiamo la priorità. Contattate la torre di controllo, frequenza 119.1. Ora l'aereo viene preso in consegna da un controllore che è quasi alla fine del turno. Avianca 052, atterrate sulla pista 22. Siete terzi in coda, 15 km dalla pista. Avianca 052, ricevuto. Abbasso il carrello? È troppo presto. Se abbassiamo il carrello, dobbiamo alzare il muso. Hanno talmente poco carburante che non possono abbassare il carrello, perché questo aumenterebbe la resistenza dell'aria e li costringerebbe a dare più potenza ai motori. Ero felice che finalmente l'aereo stesse atterrando. Avianca, qual è la vostra velocità? Velocità 140 nodi. Aumentate la velocità di 10 nodi. 10 nodi? Aumentiamo di 10 nodi.
Aumentate la velocità. Altri 10 nodi. Parla più forte, non sento. Abbassa il carrello. Carrello giù. Vento. Da 190 gradi a 20 nodi, autorizzati ad atterrare. Ricevuto, autorizzati ad atterrare. Com'è il vento? 190 gradi e 20 nodi. I piloti sanno di avere a disposizione un solo tentativo per atterrare e portare in salvo i 149 passeggeri. Qual è la vostra velocità? 145 nodi. Possiamo atterrare? Sì, possiamo atterrare. Pronti. Flap a 50. Controlli completati. Era essenziale che l'aereo atterrasse al primo tentativo. Nella registrazione si sente che il comandante era preoccupato per il carburante e urlava contro il copilota mentre regolava i flap e gli altri parametri. L'ingegnere di volo doveva dire che avevamo un solo tentativo a disposizione, ma non lo fece. Flap a 50. Flap a 50. Pronti per l'atterraggio. Abbassare il carrello. Siamo un po' bassi. Quota 300 metri. Siamo ancora troppo bassi. Carrello abbassato. Bene. Vento da sinistra, 190 gradi e 20 nodi. Siamo bassi. L'aereo ha 10 minuti di carburante ed è a 4 km dalla pista quando un improvviso e violento sbalzo di vento rallenta la discesa. Prima avevano il vento contro a 60 nodi, ma quando scesero a 150 metri, il vento era a 20 nodi. Una variazione notevole. 40 nodi in 300 metri di altitudine. Vento di taglio. Il vento cambia direzione e spinge l'aereo verso il basso. Piano di planata. Rateo di discesa a 150 metri. Il comandante non vede la pista per via delle nuvole basse e della nebbia. Luci! Dov'è la pista? Non la vedo, non la vedo. L'aereo è troppo basso rispetto al piano di planata. Piano di planata. Rateo di discesa 150 metri. A 4 km dalla pista l'aereo viene investito da una raffica di vento. Il comandante deve dare massima potenza ai motori consumando altro carburante. Alza il carrello. L'aereo era a 60 metri di quota, a 4 km dalla pista. Era troppo basso. Rischiò di schiantarsi prima della pista. Dopo aver mancato l'atterraggio, erano davvero nei guai. Digli che dobbiamo rientrare subito. Abbiamo mancato l'atterraggio. Avianca 052. L'aereo riprese quota molto bruscamente. Non sono riuscito a vedere la pista. Neanche io. Nemmeno io. Avianca 052. State virando a sinistra? Digli che è un'emergenza. 600 metri. Rotta 180. Dobbiamo tentare ancora. Non abbiamo carburante. Va bene. Che ha detto? Gli ho detto che riproviamo ad atterrare. Digli che è un'emergenza. Glielo ho già detto. Il controllore della torre passa di nuovo l'aereo a...